Due incidenti nella notte a Fano, a distanza di un'ora. Quattro giovani vengono trasportati in codice rosso al pronto soccorso. È marchigiana, ha 97 anni ed è la donatrice più anziana d'Italia. Ha donato il fegato salvando una vita. A Cucurano di Fano c'è una via che per i residenti è dimenticata da tutti. In via Sorelle Morelli, avvallamenti pericolosi, mancanza di segnaletica e pochi bidoni dell'indifferenziata. Partiranno a gennaio i lavori per il miglioramento di mitigazione delle acque verso la foce del Rio Crinaccio. A Mondolfo, intitolato il centro diurno La Rosa Blu a Don Aldemiro Giuliani. Prosegue a gran ritmo la raccolta delle olive e la produzione dell'olio, bene la qualità e la quantità, ma pesano i rincari. Passeggiate e giornate con amici o parenti, ecco cosa faranno i fanesi durante il ponte del 1° novembre. Sì, stasera andiamo a ballare, stasera sì. E la mattina farò colazione fuori, penso, come al solito, e poi una passeggiata al mare. Caro Energia, a Pesaro quest'anno niente pista di ghiaccio in Piazza del Popolo durante le festività natalizie. Lunedì 31 ottobre, benvenuti sul canale 19 di Fano TV, questo nuovo appuntamento con il telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, due incidenti gravi si sono verificati nei giorni scorsi a Fano. Il primo ha avuto luogo alle 4 di notte lungo via Flaminia tra Ponte Murello e Carrara, dove ha visto coinvolta una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi ventenni che percorrevano il tratto verso mare. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe sbandato finendo contro il guardrail che delimita la strada. L'impatto è stato violento e gli occupanti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Fano con l'ausilio delle cesoie. I tre giovani sono stati trasportati dal 118 al Santa Croce di Fano in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge e a capire l'esatta dinamica dell'incidente, la Polizia Stradale di Urbino. Il secondo incidente stradale invece è avvenuto alle ore 5 lungo Viale Piceno, in questo caso ad essere coinvolti una Mercedes e una moto Honda. Secondo una prima ricostruzione, l'auto che procedeva da nord verso sud stava svoltando per il distributore e ha centrato frontalmente il mezzo a due ruote che procedeva dal senso opposto. Il giovane motociclista di 23 anni è stato scaraventato a terra riportando diverse fratture. Anche in questo caso il 118 ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso di Fano in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i carabinieri. E torniamo a parlare delle vostre segnalazioni, perché nei giorni scorsi alcuni residenti di Cucurano ci hanno fatto notare lo stato in cui versa una via in particolare. Si tratta di via Sorelle Morelli. Sentiamo. A Cucurano di Fano c'è una via che, secondo i residenti, è dimenticata da tutti e mai presa in considerazione. Stiamo parlando di via Sorelle Morelli, più precisamente la via sotto al frantoio. Diversi gli argomenti che gli abitanti ci hanno fatto notare, come la segnaletica ormai inesistente e ostruita dalle siepi, la mancanza del cartello della via, il manto stradale sconnesso e ammalorato e la potatura delle piante sul suolo comunale. Negli anni qui si sono accumulate tante problematiche. Io di persona ho parlato più di una volta con il sindaco. L'ultima volta avevo altri amici, siamo andati in comune. C'era stato promesso che avrebbero provveduto, ma avevano detto che venivano a fare il sopralluogo, non si è mai visto nessuno. I problemi urgenti sono, secondo noi, la segnaletica, l'immondizia, la strada che sembra che hanno bombardato, insomma. E poi il fatto della disinfestazione, perché qui non si vede mai nessuno. Adesso quest'anno la stagione è particolarmente strana. Però io parlo di me personalmente, cioè, ci sono i tafani, visto che le utenze le paghiamo anche noi, come quelli che abitano
nella via di sotto, per esempio, che c'hanno di tutto di più. Noi qui siamo in una via di un angolo di via dimenticato. Un altro problema che gli stessi residenti ci hanno segnalato riguarda la piccola isola ecologica e la mancanza di alcuni cassonetti, tra cui quello degli sfalci e potature. Il problema è che sono pochi e piccoli, perché le famiglie sono tante e non so, per il servizio non riusciamo a soddisfare il fabbisogno della zona. La strada poi non ne parliamo, perché è molto 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 dissestata, le macchine non si possono parcheggiare e quindi si rischia di rompere le rute. Poi per quanto riguarda gli alberi per la potatura degli alberi, che dal ciglio della strada di fronte arrivano nelle nostre case, quindi si dovrebbe occupare il comune, come ci hanno detto in effetti. Ma i disagi non finiscono qui. Un altro problema si verifica durante le forti piogge. Il problema, secondo noi, è che quando piove per metà della strada le fogne ricevono, nell'altra metà purtroppo non ricevono, quindi le acque vanno a depositarsi nelle case qui sotto. Dunque, che cosa chiedete al comune? Chiediamo gentilmente al comune se viene a fare un sopralluogo e poi di metterci le mani, perché è inutile che fanno vedere che a Fano è stato fatto quello, a Centinarola è stato fatto quell'altro, è dappertutto, e qui no, non esiste. Una 93enne di Fano, che era in sella alla sua bicicletta, è stata trasportata in ospedale in codice verde dopo essersi scontrata contro una Fiat 600 condotta da un 76enne di Monbaroccio. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la signora, percorrendo via Tommassoni in direzione Mare Monte e giunta all'altezza dell'intersezione con via della Giustizia, non avrebbe dato la precedenza all'autovettura che proveniva da destra lungo via della Giustizia in direzione Pesaro-Ancona. L'uomo, che si trovava solo alla guida, è rimasto illeso. Ed è marchigiana la donatrice più anziana d'Italia con i suoi 97 anni, 6 mesi e 29 giorni. Il suo gesto d'amore della sua famiglia con la donazione del fegato ha permesso di salvare una vita. Lo comunica l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, che ringrazia inoltre la dottoressa Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche, e il suo staff per l'intervento perfettamente riuscito effettuato all'ospedale Profili di Fabriano. Le persone più anziane sono erroneamente convinte di non poter donare gli organi, prosegue Saltamartini. Invece ci sono organi particolarmente longevi come il fegato che possono servire a salvare vite. Quasi il 50% dei prelievi di organi dello scorso anno è stato effettuato su persone decedute oltre i 65 anni e il 13,6% dei donatori aveva più di 80 anni. E a gennaio del prossimo anno partiranno i lavori per l'ampliamento del Rio Crinaccio nella zona tra la statale e il tratto ferroviario. L'intervento ha l'obiettivo di migliorare la mitigazione delle acque verso la foce. A spiegarci allora nel dettaglio è l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori. Assessore, importanti interventi per il Rio Crinaccio a Fano, di che cosa si tratta? È un'importante risposta che diamo alla comunità naturalmente di Fano Sud, quindi specificamente quella di Rio Crinaccio, ferita in più occasioni da quelle che sono state anche poi delle alluvioni. Non ultima quella del 2014, la più significativa, dalla quale abbiamo subito lavorato per uno studio che andasse ad indagare su quelle che erano le attività infrastrutturali da fare per migliorare quello che era la mitigazione delle acque. Bene, oggi siamo dopo il primo intervento effettuato nel 2017 e nel 2018, oggi siamo al secondo stralcio. Siamo pronti per affidare quindi il progetto esecutivo a gara di quello che è lo stralcio funzionale dalla ferrovia sino alla strada. È un importante intervento anche questo di 150.000 euro che siamo riusciti ad ottenere grazie ad un finanziamento per la resilienza, proprio per la messa in sicurezza, e che fa parte di un insieme di interventi che abbiamo annunciato anche nelle precedenti interviste.
importante, che erano la frana di Carignano piuttosto che il sottopasso di Ponte Sasso, proprio perché l'amministrazione è molto attenta a tutto quello che è un sistema di sicurezza che va a favore dei propri cittadini. Allora, gli interventi del progetto, come dicevo prima, che riguardavano il tratto dal ponte ferroviario sino alla strada, specificamente riguardano l'eliminazione di quello che è questo percorso pedonale oggi inutilizzato, perché di fatto di fianco c'è il sottopasso ed è lì che passano, diciamo, le persone a piedi, e quindi questo verrà demolito in qualche modo. Poi ci sarà la parziale demolizione di quello che è questo muretto, perché verrà aumentata tutta quella che è la parte, la realizzazione dell'ampliamento della sezione di deflusso. Quindi, come vedete, qui sotto c'è una parte dove già corre l'acqua. Ecco, questa sezione verrà allargata lungo tutto il tratto pedonale, e quindi con un rifacimento, diciamo, della soletta in calcestruzzo armato e anche relativo a quelli che sono i muretti della sponda destra. Oltre questo verrà poi naturalmente ricostituito un muretto che si allinea a quello già esistente di ANAS, per cui ci sarà una messa in sicurezza, il deflusso si congiungerà a quello invece che abbiamo realizzato nel corso del 2017-2018, ecco che la pertinenza, diciamo, di scorrimento sarà più ampia. Gli obiettivi di questo ultimo intervento erano appunto per migliorare quello che era la qualità idraulica, ma anche per diminuire l'ostruzione che in questo tratto purtroppo si è verificato negli anni. Oltre questo, naturalmente l'intervento sarà un intervento abbastanza veloce, perché lo daremo in affidamento entro fine anno per partire con i lavori i primi mesi del nuovo anno. Adesso ci spostiamo a Mondolfo per l'intitolazione del centro diurno La Rosa Blu a Don Aldemiro Giuliani. A distanza di 2 anni dalla scomparsa di Don Aldemiro Giuliani, deceduto il 31 ottobre del 2020 all'età di 86 anni, ieri, domenica 30 ottobre, la comunità di Mondolfo si è nuovamente riunita per ricordare la figura di questo sacerdote che ha fatto della sua vita una missione a favore dei più fragili. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare il centro diurno La Rosa Blu di Mondolfo proprio a Don Aldemiro, che insieme ad altre realtà ha contribuito anni fa alla realizzazione di questa struttura, ad oggi eccellenza del territorio, che svolge un servizio importante per le famiglie e i soggetti in situazioni di difficoltà. Alla cerimonia di scopertura della targa, presente il sindaco Nicola Barbieri, l'attuale parroco Don Emanuele Lauretani, che ha benedetto lo stabile, la cooperativa che gestisce il centro insieme ai tanti ragazzi, le associazioni di volontariato del territorio, la banda e i cittadini. L'iniziativa simbolica di oggi vuole essere un tributo di tutta la nostra comunità alla memoria di una persona straordinaria, che ha rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza, un sacerdote illuminato, attento e sempre pronto ad aiutare chi aveva più bisogno. E l'intitolazione del centro diurno è un omaggio ai tanti gesti d'amore che Don Aldemiro ha donato con tenacia e passione durante il suo lungo ministero, sostenendo moltissime persone che nella vita si sono imbattute nella sofferenza. E in questi tempi di social media e relazioni sempre più virtuali, scorgere la targa con il suo nome qui davanti al centro sarà d'ora in poi un monito per tutti noi, per non dimenticare il valore vero di una stretta di mano, di un abbraccio sincero, di un aiuto disinteressato. Comportamenti e senso di umanità che Don Aldemiro ci ha trasmesso durante la sua vita. Durante la mattinata è stato poi proiettato un videomessaggio del dottor Gabriele Pagliariccio, medico chirurgo volontario del movimento Mato Grosso, che in America Latina svolge attività a favore dei più poveri. Nel suo testamento, infatti, Don Aldemiro, che è stato per molti anni anche cappellano prima all'ospedale Bartolini di Mondolfo e poi al Santa Croce di Fano, ha disposto un'importante donazione in favore di un ospedale in Ecuador. Questi in molti paesi del mondo, grazie a Dio non l'Italia, per chiedere salute, per curarsi è necessario pagare, così in Ecuador è necessario pagare. Questo ospedale invece viene garantito a tutti il diritto di curarsi, anche a chi non ha la possibilità, anche a chi non ha la possibilità di pagare. Don Aldemiro era proprietario di un piccolo appartamento che lui teneva a sua disposizione vicino all'ospedale di
Fano che utilizzava quando lavorava, e aveva deciso di donarlo all'ospedale, e l'abbiamo venduto e abbiamo realizzato circa 100.000 euro, e questa quota è stata donata all'ospedale. Come capite, questo gesto è di una bellezza e di una generosità impagabile, fa veramente il pari con l'opera di Don Aldemiro, con il bene che ha fatto, il bene che ha fatto a Fano, il bene che ha fatto a Mondolfo, il bene che ha fatto tra le sue parti, tra la sua gente. Adesso si è riversato qui a 15.000 chilometri di distanza, vicino ai campesinos, a favore dei campesinos, a favore di chi soffre e non ha di che curarsi, non ha i soldi di curarsi. E ora parliamo di olio, perché questa è un'annata ottima per qualità e quantità, ma sono i rincari a preoccupare i produttori. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Muniti di reti e attrezzature per la raccolta, sono al lavoro gli uomini e le donne lungo i campi per la stagione dell'olio. Procede a gran ritmo anche quest'anno la raccolta delle olive nella nostra provincia. Per questa annata a preoccupare i produttori non sono tanto le qualità e le rese, ma i costi. I rincari energetici hanno fatto crescere la spesa per la molitura, senza contare l'aumento di gasolio, vetro per le bottiglie e carta per le etichette. Di Sante, di che aumenti stiamo parlando? Beh, gli aumenti sono importanti, come in tutti i settori. Abbiamo aumenti del 35-40% sui vetri, i cartoni sono aumentati del 50%, ma anche la fase produttiva ha avuto dei rincari impressionanti, perché parliamo del 129% sul gasolio agricolo, del 170% sui concimi o gli altri mezzi tecnici che in agricoltura si utilizzano, e purtroppo anche la molitura, ovviamente per il costo energetico, ha avuto rincari di 3-5 euro ogni 100 kg di oliva molita. È vero che state già ordinando ora le bottiglie di vetro per il prossimo anno? Sì, è paradossale. Siamo costretti a bloccare i vetri, quindi le bottiglie, per tutto il 2023 senza saperne il prezzo, perché i rischi sono anche di non avere il prodotto finito, il vetro, per poter confezionare i nostri prodotti finali. Ci sarà dunque un aumento sul prodotto finale? Sì, purtroppo gli aumenti non sono per aumentare di più gli ingressi delle nostre aziende, quindi aumentano i fatturati ma non i guadagni, purtroppo, perché i costi così arrivati alle stelle fanno sì che, pur aumentando il prodotto finito, le nostre aziende si sobbarchino sulle proprie spalle gran parte degli aumenti che stanno arrivando sul costo di tutti i prodotti. La provincia pesarese, con i suoi 784 ettari di oliveti, rappresenta circa l'11% della produzione regionale. Circa 80 ettari sono compresi nel disciplinare del cartoceto DOP. Nel corso del 2021, secondo i dati ISMEA, nei 21 frantoi pesaresi si sono molite quasi 3.300 tonnellate di olive e prodotte 414 tonnellate di olio. Nata ottima soprattutto per la provincia di Pesaro, che è un aumento del 20-25% di oliva in più. È chiaro che la siccità e le alte temperature di quest'estate hanno fatto sì che il prodotto sia ottimo, ossia sano, la mosca dell'oliva non c'è stata e l'olio, quindi le rese non sono altissime, siamo sul 12-13-14%, ma qualitativamente è una perla preziosa che sulle nostre tavole sicuramente è anche dal punto di vista salutistico un ottimo prodotto. L'olio è un prodotto importante anche per il turismo che viene a visitare le nostre aziende, perché di fatto come export abbiamo ogni anno una crescita molto importante sul 10-15%, 2 milioni d'euro di fatturato quest'anno, 15 milioni d'euro di prodotto generale che è nel reparto olivicolo sul sistema Marche. È chiaro che c'è grande richiesta di olio, probabilmente i turisti norvegesi, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Olanda, ma soprattutto Stati Uniti cominciano ad apprezzare il prodotto che sulla dieta mediterranea è fondamentale, che non conoscono molto, ma che sta crescendo, ripeto, e viene apprezzato anche dal punto di vista salutistico. Siamo anche un territorio provinciale molto sostenibile, ossia biologico, e anche questo dall'estero viene visto con grande attenzione. Quattro giorni di festa per questo lungo ponte di fine ottobre. Questa mattina Cristiana Guerra è andata a sentire un po' come trascorreranno le giornate i fanesi. Lungo ponte del primo novembre, ha già fatto qualche programma con i suoi amici? Sì, andiamo con i miei amici in discoteca. E qualche ristorante invece? Al ristorante non i miei amici nessuno, cioè tutti vanno in discoteca. Pensavo
oggi con questa bella giornata di spostarmi anche nella Riviera Romagnola, diciamo. Domani penso starò a casa con i miei. Un giretto per il corso, magari, oppure visto il bel tempo al mare con gli amici? Sì, forse sì, con gli amici, un giretto al mare per prendere giusto un po' di sole. Andrete da qualche parte? Ma adesso stiamo semplicemente facendo un giro, abbiamo fatto colazione e questo. Invece domani come lo passerete? Domani penso che studierò, perché tanto siamo all'università, quindi questi giorni si sta con la famiglia, però comunque si approfitta per studiare un pochino. C'è discoteca, qualche gita fuori porta? Sì, stasera andiamo a ballare, stasera sì. E domani farete qualche cosa in particolare? È il compleanno di una nostra amica, quindi staremo penso con lei, non si sa cosa faremo ancora. Al mare? Quasi un bel picnic al mare. Fuori Fano, quello sicuro. Dove? Pesaro probabilmente. Oggi pomeriggio? Sì. Oggi, no, stasera, nei locali. Sì. Penso di bazzicare intorno alla zona perché voglio andare fuori, non ne ho. E tutto, preferiamo rimanere così in città con la compagnia. Mare? No, mare no. Penso di spostarci, ci sposteremo più sull'interno probabilmente. Starò un po' tranquilla a casa, visto che a scuola adesso ho un po' di cose da fare, studierò e poi stasera credo che andrò a ballare. Dove, qua in zona oppure fuori? No, qua in zona, resto a casa. Mare invece? Una passeggiata con gli amici? Sì, la mattina farò colazione fuori, penso, come al solito, e poi una passeggiata al mare. Con un post sulla pagina Facebook, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha annunciato che per queste festività natalizie non verrà installata la pista intorno alla fontana di Piazza del Popolo. A malincuore, questo anno rinunceremo alla nostra pista di ghiaccio, ha scritto il primo cittadino. Decisione ragionata che va nella giusta direzione della sostenibilità, visto il caro energia che grava sulle amministrazioni e su tutto il nostro paese. Allestiremo comunque un bel Natale a Pesaro, continua Ricci, meno dispendioso dal punto di vista energetico ma con lo stesso calore. Numerosi poi i commenti dei cittadini che si sono trovati d'accordo con questa presa di posizione dell'amministrazione comunale. E apriamo questa sera l'album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Maurizio Della Felice e Onedia Pietrucci di Saltara di Colli al Metauro, che lo scorso 27 ottobre hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Gli auguri sono da tutti i parenti e ovviamente dallo staff di Fano TV. E con queste belle foto concludiamo questa edizione del telegiornale. L'appuntamento con l'informazione torna mercoledì 2 novembre con la rassegna stampa Occhio ai giornali condotta da Massimo Foghetti. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.